Dalla gara contro Livorno a quella contro Potenza Picena, senza passare dalla trasferta sul campo di Mondovì. Questo è il cammino della Conad Lamezia, reduce da una settimana di stop, dopo la sconfitta rimediata a Cosenza contro Livorno, in quella che è stata probabilmente una delle peggiori prestazioni della squadra quest'anno. 15 giorni dunque a disposizione per la compagine calabrese per ritrovare condizione fisica e mentale in vista del prossimo impegno, ovvero la gara in programma sempre a Cosenza contro Potenza Picena domenica prossima, ma soprattutto per lasciare l'ultimo posto in classifica. Ci siamo guardati un po' dentro, lo studio dell'avversario, abbiamo iniziato a farlo in visione proprio della partita. Ci siamo guardati un po' dentro e abbiamo cercato di racimolare un po' di energie per poter ripartire. Non è la prima volta che una squadra scenda sotto i propri livelli di gioco, non sarà neanche l'ultima. È brutto, e questo non ho dubbi che è brutto, e che quindi chi ha assistito a quella pessima partita che abbiamo fatto a Cosenza ne abbia tratto le conseguenze, nel senso che abbia tirato una linea. Però è una cosa che può succedere nello sport, che non si riesca ad esprimere l'effettivo valore di gioco che uno ha a disposizione. Stiamo lavorando, lo facciamo, lo faremo costantemente, siamo convinti di poter fare molto meglio di come abbiamo fatto fino adesso e quindi vi chiediamo di darci un aiuto, uno sforzo, una sollecitazione, un affetto, un calore che ci possa permettere di fare quei pochi punti, perché ce ne servono pochi, per portare ogni volta la partita dalla nostra parte.